palpebre, la sveglia che rimbomba tutto attorno. Vorrei capire cos'è che fa il mondo, calva di un nuovo giorno. Riconoscente calma è l'anima di chi si vuol bene. Nella mia casa tu puoi vedere i miei genitori che lavorano assieme. Scendo le scale col viso sonnato, nausea il caffè. Tra la fretta e la fitta da fare il lavoro, ha preso mia madre con sé. Per fortuna mio padre c'è, mi dice che l'amore è anche sacrificio. Un supereroe che mi porta a scuola, mentre la madre vuole in ufficio. Un libro per ogni cosa, non lo trovi nella mia casa. Non ha la noiosa, una mente curiosa, cerca spazio come la NASA. Mi chiedo cos'è che fa mio papà in questo istante. Lui che in tempi bui ha avuto solo tempo come insegnante. Ed è uno più grande l'esempio che contemplo. Le fa brillare il volto contento, facendo il bucato, pudendo il pavimento, aspirando e portando il nonno in centro. È come se non bastasse, la campanella suona e papi già mi aspetta fuori dalla classe. In uno sguardo ricorro incontro con la stessa foga di chi è prossimo al traguardo. Oggi niente pranzo a casa, vedo chic un picnic di senso coi miei occhi nel cielo. La Philip K. Dick, ognuno ha la sua idea di famiglia. Scusatemi se insisto, certi moderni come i Flintstone in casa aiutano come Homer Simpson. Simpatici come i Robinson, genitori che ho per loro aiutarsi è un'avventura come Robinson Crusoe. Nel loro gioco dell'uguaglianza non esistono ruoli, non importa che ti aiuta coi compiti, basta non farli da soli. Il più prezioso dei tesori è gioia reciproco sostegno. Una mamma realizzata nella sotta se sa che la casa non è lasciata a disimpegno. L'ingegno di papi ha un osso che di figo, dal fatto dare cuoco casalingo, ti confido. Almeno così passa un po' di tempo con entrambi, e se un domani noi staremo assieme vorrei una famiglia così. Quando saremo grandi, io ammiro i miei e li vorrei imitare. Uguale o meglio, il loro amore e aiuto che si sono dati. Uguale o meglio, io ammiro i miei e li vorrei imitare. Uguale o meglio, il loro amore e aiuto che si sono dati. Non ho paura del dentro, sta suo lettino mi pare una maca, perché portandomi papi mi ha dato coraggio in macchina. Cronaca di un pomeriggio come TV con Barbara, quando mio padre racconta la storia in biblioteca è più magica. Quando spacco nel mio sforzo sono i miei tra le grida, a bordo campo fa più casino che Crudeli con il Milan. Luce che filtra da sguardo a sguardo, quando si ritrovano sorridono ed è subito sera come Quasimodo. Meglio.